Io non lo so, ragazzi, io non lo so. Stiamo discutendo che Valerio mi fa cambiare le carte, dice no, metto io, metti tu, mi fa cambiare la tipologia di deck e andiamo a perdere. Ma perché? Ma perché? Ma secondo te questa stronza di Ariete, ma è competitiva? Allora, devi spiegare però l'antefatto. No, nessun antefatto. No, devi fare un bel discorso di almeno 10 minuti qui. Così monetizziamo? Certo, voglio tutto già. Allora, cioè, Mirko, cioè, abbiamo fatto 4 partite giocate non bene di più e non mi ha registrato niente, cioè ha registrato a schermata intera, non ha registrato il gioco, mi ha fatto buttare, mi ha fatto rifare 2 partite, ne abbiamo perse 2. Dov'è e te la questo, prendi con questo me. Video dov'è? Questo video è stato gestinato. E allora adesso scrivo qua con la penna sul parquet indelebile. Allora mi puoi dire che in un'aula di un tribunale queste tue affermazioni sarebbero state respinte da un giudice? Mirko, guarda, hai prove? Mirko, hai prove attendibili? Sei no buono. Alguna matata, ragazzi, ben ritrovati da Boss 89. Siamo qui con Valerio che mi rompe il cazzo perché non è capace di utilizzare un deck. Scusa, fagli vedere il deck competitivo, serio? Eccolo qua, ragazzi. Questa è roba forte, eh? Pazzesco. Non c'è la connessione. Io gioco sì, senza connessione per giocare alla pari con gli avversari. Allora, signori, subito subito un bel pollicione in su. Io mi stavo dimenticando di rimettere la scena di Clash Royale. Sarebbe stato... Che hai fatto? Se qualora fosse stato... Ma non è mai successo che io mi stavo dimenticando. Tacci, signor giudice. Signor giudice, non ho la connessione wifi. Com'è possibile giocare in questo modo? Non lo so. Signor giudice, io riavvio tutto. Non sapendo né leggere e né scrivere. Ok, ti si avvia. Intanto firmo cosa sì, sul parquet. Ti si avvia. Vai, ti ho mandato la richiesta. Se per favore puoi unirti. Battle e andiamo a vincere. Ragazzi, mi viene in mal di testa quando gioco con Valerio. Perché vi giuro, vedo delle giocate da professionista. Da professionista, certo. Cioè, questo è il video successivo alla giocata pazzesca della torre vinta con la gelo. Non lo so, Valerio. Cioè, questa neanche la cosa. Ah, sì, mondo, sì, Valerio. Sì, sì, Valerio. Sì, è proprio il. Però mi sono rotto il cazzo degli stessi deck in ripetizione, eh. Bravo Valerio, ho visto che stava lì e ci è rimasto mamma malissimo. Mamma mia, che fastidio che mi danno i domatori. Tant'è vero che abbiamo tolto il domatore e inserito il domatore mio, il leggendario cavaliere. Questo perché gli dobbiamo sempre dare il nome, il ritorno del gran cavaliere. Il ritorno del cavaliere leggendario. Quella è andata. Potrebbe essere. Mi piace come non me la difendi proprio quella. Ma non posso, Valerio. No, non mi difende. Devi piazzare a tre. Mi devi piazzare davanti i mascalzoni, Valerio. Con le mascalzone dietro e il mascalzone grande. Ma io davanti. Sono d'accordo. Ti piazzo quello che vuoi. Il problema è quando. Non mi stai piazzando nulla tu, Mirko. È quello il problema. Guarda, te. Mi puoi anche ringraziare quando vuoi. Ma morirà quella regina. A quanto pare no, eh. Beh, un bel domatore di cinghiali adesso secondo me ci stava proprio da Dio. Vedi, tronco, cose. Si minchia, quella gelo. Minchia, quella gelo. Te la insegno, la gelo. Forse abbiamo esagerato, sai, sì. Peccheremo. Zappo? Sì. Una volta che puoi tirarla bene. No. Comunque, Mirko, queste due accuse... Dimmi. Ne risponderanno in aula di tribunale. Signor giudice, mi accusava di tirare la zappa male. Knight. Aia, ci minchia. Possiamo dire che abbiamo subito delle hit importantissime? Sì. Se quello muore subito. E quello deve morire subito e questo deve andare a cannone. E niente, oh. Vabbè, però ci hanno tutto per darci fastidio. Te lo sto dicendo, Valerio, te lo sto dicendo. Darci... Io sto sotto Elisir, non riesco a recuperare. Mi devo dare una calmata. Valerio, ci penso io. Sei tutti noi, Mirko. Guarda, Valerio, con una carta infima sono riuscito a difendere tu sei un l'indifendibile. Perché mi hai messo quello lì? Perché sono matto. Valerio, guarda a sinistra. Ha fatto il bug. Guarda, guarda. Cioè, non so se stai notando, eh. Quante pizze Ma quante dato. Pizze di che? Mortacci sua! Doppio? Doppio mi sembra un po' una particolare da stronzi proprio. Bloccatelo. Valerio? Mirko, quella cosa che hai fatto lì... Dimmi. Dimmi! Valerio, io l'ho tirata la tronco, ma ci ha messo 2 ore e mezza per rotolare. Vai, tira la palla proprio a destra. Sì. Per fare che cosa? Per fare scena? Per fare un colpo così romantico? Un colpo? No. D'amblè. Allora, Mirko, qui abbiamo splittato gli attacchi.
No, Valerio, secondo me c'è qualcosa che non va. Ecco, io ti dico, ogni volta che facciamo i video, poi subentriamo a fare c'è qualcosa. Dai, proviamone a fare un'altra. E fanne magari... un'altra, e picchia, però non devi mollare. Ma io non mollo! Oh, ho sì. fatto un predict, il tronco ci ha messo due ore e mezza. Dai, è anche un brutto segnale. Ma non do nessun segnale. Oh, questa mi piace, perché è verde, tutta luminosa, io percepisco meglio. Bello. A questo punto stiamo giocando in difesa, mi sono rotti i coglioni. Posso dirlo, Valerio? Basta. Ho sbagliato, a posto. Abbiamo perso. Neanche siamo. Evita, evita mia. Mi sembra un'esagerazione sempre. Questo lo difendo così. Mi dirai che ti sono piaciuto. Me la devi piazzare davanti. Non come la sfera infuocata che ha preso il tuo cavaliere? L'ho messo per evitare un po' di danni, no? Mi è sembrato va bene. Ah, vabbè, però questa è mancanza di rispetto. Cioè, io metto. Mirko, dimmi. Mi chiami per favore la Supercell? Uh-huh. Cosa Alexa, gli devo dire? Chiama Supercell per favore. Però siamo andati in hit. Lo sai che cos'è che sto veramente capendo che non va bene? Sono le gang di Goblin che mi spariscono. Così, non so più dove stanno. No, non c'è bisogno, stai buono. Sei sicuro che non c'è bisogno? Sì. Non c'è bisogno. Mirko, tu non c'è bisogno. Qua tutte le volte vanno nei pizze. Però una volta che ti dico non c'è bisogno, ed è vero. Ho capito, non mi, non, cielo. Non mi fido più, no? Normale che il rapporto di fiducia. Legnata predict. Ma fu ma lentissimo. Dai, vabbè, però ti devo insegnare il predict. Ho fatto il predict. Difendi da destra, ma non c'è bisogno di difendere a destra adesso. Ragazzi, stiamo concentrati perché qui sì, prendiamo sì, pizze sì, sì, veramente. Sì, sì. Però guarda che bello, là, gli addu pizza gli ho date. Ti ricordo che loro hanno il pecca. Sì, enorme. Sia il grande che il piccolo. Sì. Hanno la famiglia di pecca. Eccolo là. Senti, noi stiamo caricando tutto a destra, perché guarda, scariche no, che arrivano. Tu stai caricando tutto a destra. Sì. Io, come al solito, sono relegato al compito di difesa, non mi prendo la gloria perché tu fai amberi, ho fatto la torre, però non guardi che la torre te la sto difendendo io di qua. E dell'ammo chi la difende? È sempre io. Capisco. Stiamo concentrati, ragazzi. Quando giochiamo competitivi è così. No, che competitivi. Valerio, ma buttacela un'altra cosa là. Io sto giocando rilassato. Per me vincere è la normalità, Mirko. Beh, direi che la cattiveria ce l'abbiamo, io per culo. È legnata. Sì, 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 bisogna. Abbiamo perculato abbastanza bene. Cioè, sì. Vabbè, Mirko. Vittoria scontata. La prima abbiamo perso perché ha appena cambiato il deck. La terza è quella che ci dirà se questi deck sono forti o no. Metti, gioca ancora. Che sono forti. Telefono scarico. Gioca ancora. Telefono scarico. Si spegnerà mentre devo tirare la tua carta definitiva. E andiamo, Mirko. Questo deck è un po' cupo, cioè questa arena un po' cupa non mi fa impazzire, devo essere sincero, eh. Tu rendi bene sul verde. Sì, io rendo benissimo sul verde, hai detto bene. Ammetti una cosa, quanti domatori contro stiamo trovando? Perché ho la tornado. Io non so se hai notato, ma ho bypassato l'attacco a destra e ho focussato a sinistra, sono un professionista. Mirko, tu sei veramente un pro player. Sono veramente un professionista, guarda quel mega sghero quante pizze dà. Pochi. Purtroppo sì. Dobbiamo ammetterlo. Però, guarda, la faccio vedere ai tuoi fan. Ci provo. L'hai presa anche a mamma mia. E iscrizione al canale ti aspettando il tempo. Hai fatto anche una cosa incredibile. Hai aspettato un secondo, hai beccato la Valchiria. Scusa. Non è che mi chiamano a giocare la Coppa del Mondo a casa a me? Ah no? No. Tu giochi la Coppa del Mondo? La Coppa del Nonno. Pazzesco, Valerio, io non me l'aspettavo. Una sfera infuocata, ti posso dire che lì ci sarebbe stata proprio. Vabbè, però dai. Allora, loro hanno il Royal. Hanno il Royal. Hanno la Coppa Royal. Ma la faccio così. No.
L'hai fatto? No. Legnata? Legna? No, cattiva. Non sì, è stata cattiva, Valerio. Ho sentito dolore per te. Lui se ne va così, non sapendo che starà per morire. No, aspetta, aspetta, non va a morire nessuno. No, non è morto, è morto. Guarda, 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 guarda. Questo fanno male, eh. E sì che tornano indietro. Questo ci ha dato sicuramente tempo. Sì, assolutamente. Questo sicuramente ci ha dato tempo. Porca puttana. Si può dire? No, 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 perché sennò si smonetizza tutto qui, Mirko. Diciamo che poi. Dai, l'overtime mi piace. Questa giocata pazzesca che ti ho fatto, dai. Effettivamente questa è stata una un game breaker, come si dice. Guarda che bella speranza. Sì, scuola. Questa tira, bella legnata. Ti posso dire interessante? E non spari, non spari, non spari. No, invece ha sparato. Ha sparato, ne ha fatta. No, minchia la roba, Madonna, che hanno messo. Porca puttana. Ah, che legnato, non è così. Mamma mia, proprio del rosso. Quando becchi i barbari è soddisfazione totale, raga. Che poi volendo io posso fare così, sai, sì, Valerio. Però, cioè nel dubbio. Guarda. Guarda Mirko che ti insegno. Che la gelo fa danno. Mirko, ma perché a sinistra stiamo a morire? Perché siamo simpatici. Si moriva. Eccolo. È finita? No, Mirko. Mio ma... Dio. Fare i matti. Per fare il matto con la gelo stavamo morendo. Ma ti rendi conto? Ti insegno 240 HP. Se perdevamo lì, avevamo perso. A me piace il rischio, così ragazzi, in realtà... Hai tirato una gelo... Vabbè, per farti vedere che fa danno. Hai tirato una gelo pazzesca quando hai anche beccato la Valchiria? Beh, quella lì è... Quella hanno asciutto due volte. Non è stata casuale! Ah, no! No, no, ho contato proprio, ho fatto il conto del... Dell'elisire, certo. Il tempo di posare la Valchiria, avevo contato una Valchiria o al massimo una... Pecca. Un pecca e ho fatto il conto, ho detto presso qui adesso e l'ho beccata. Secondo me ha aiutato anche il lag, non so dirti, sai. Tutto lag, ho contato anche il lag. Ah, ok, va bene. 0,3 secondi di questo, 0,3 di quello e sei arrivato al momento giusto. Signori, che devo dire? Io e il mio amico competitivo Valerio vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro C89. Ciao ciao. Ciao.